Il Forte Landro nacque come opera adibita alla difesa dell'impero austro-ungarico ed era accoppiato con il Forte Prato Piazza, con il quale dovevano impedire un'eventuale infiltrazione da Cortina a Dobbiaco, quindi lungo la Val di Landro, dell'esercito italiano. La fortezza, ritenuta inadeguata, venne disarmata e le sue artiglierie vennero sistemate in postazioni all'aperto, diventando la sede del comando operativo. Il forte è stato anche il set del celebre film del 1957 Addio alle armi, ispirato all'omonimo libro di Ernest Hemingway.